io sono Jesus e oggi si riprende con Mega Man Star Force 3 Black Ace. E ho quasi finito il tè, aspettate un attimo, anzi. Tè è finito, bene. Mi sono portato davanti alla prossima porta che dobbiamo sbloccare. Rimozione del sigillo applicato. Accesso consentito. Ok, ora ci trasportiamo in questa Wonder Woman. Che strano, pensavo che fosse un altro passaggio più vicino a... al pianeta FM, perché alla fin fine Sirius, se non ho capito male, sta cercando di inghiottirlo, no? Ma in realtà è semplicemente un doppio sigillo. È smarrito il fatto di uno. Più avanti, pericolo. Ok, amico mio, mi spaventi per questo. Sappiamo. Confermato possesso di 150 differenti carte lotta. Accesso così dire. Ok, ragazzi. Io bisognava possedere, ah no, 150 carte lotta. Ok, quindi potevate avere un totale tra le standard e le mega. Quindi non vi preoccupate, non servono necessariamente 150 carte standard, quindi la il completamento della delle standard, ma servono 150 carte lotta in totale. Abbiamo salvato, abbiamo rimosso il sigillo, vediamo cosa ci troviamo davanti. No. No! No! Oh mio Dio, sto male! Datemi 3 secondi. Ok. Va meglio adesso. Sei Apollo Flame! Ok ragazzi, piccolo dettaglio. Apollo Flame è il boss opzionale, finale, di Mega Man Star Force 2. Cioè, nella storia principale dovevate sconfiggere il boss che si chiamava Lemu, che era il dio delle onde. Però, dopo che vi veniva dato un oggetto particolare che vi faceva fare vi faceva accedere a un universo parallelo, trovavate Apollo Flame. Apollo Flame è, tra virgolette, l'essere creatosi dalla distruzione di Mu sulla Terra. Qui è un boss fortissimo. Naturalmente è un elemento fuoco, come si può notare dall'aureola di fuoco che gli vortica intorno alla testa. Sei Apollo Flame! Non ti avevamo eliminato nel mondo alternativo? I miei dati sono stati salvati nel server del buco nero. Poi Sirius è riuscito a ricompilarli e mi ha ripristinato. Stupito dal mio immenso potere, mi ha chiesto di dargli una mano. Seguendo il mio codice morale, ho accettato di cancellare chi cercasse di superarmi. Ad ogni modo, alla fine sarò io colui che regnerà su tutti. Quindi è un po' un'alleanza, ma non è tanto. Cioè, se Apollo Flame riesce a battermi, tecnicamente poi lui batte Sirius. Questo tipo potrebbe essere un enorme problema. Ah! Sì, l'ultima volta è stata molto dura. Ma Apollo Flame, rispondimi. Cos'hai in mente? Naturalmente il pianeta FM. E Sirius che si intromette verrà spazzato via. Allora per salvare il mio brother dovrò fermarti. Sei così stupido da non capire. La legge della natura ti ha condotto qui perché venissi eliminato. Tutta la vita deve seguire una legge della natura. La legge della natura. Beh, ho sempre fatto le cose a modo mio. Percorro la mia strada. Vedo che non capisci come funziona la galassia. Intendo mostrartelo con i tuoi occhi. Diamoci da fare, amica. Onda lotta! In onda! E sarà difficilissimo, ragazzi. Apollo Flame, altro che una gatta da pelare. È un immenso problema questo. Allora, innanzitutto Apollo Flame ha una barriera che lo circonda, che è questa, e spara casualmente delle fiamme che mi fanno malissimo, porca miseria. E io ho fatto l'hai fatto apposta, vero Apollo? Perché io avrei finito la cosa proprio lì, vero? Ma sei stronzo. Aia, guarda! Fanculote. Sì, con questa forse lo prendo, ma quando mai, cioè gli faccio il doppio con questa, ma non lo prendo mai! L'ho preso invece. Ok. Devo fare subito il visite. Forse ce l'ho fatta. Non ci credo, dai, non vale, questo è contro ogni legge morale fisica, è chimica. Non vai, è schivato pure quello.
Aia! Il fatto che mi tocchi al doppio è... Ah, però ritorno anche al doppio. Fermi tutti. Ah, c'è un dito che mi... Ok. Ok. Con questo si shotta Apollo Flame. E ragazzi, è caput. Alla prima non avrei scommesso niente. Ma ha dato anche la mega. Ok, non avrei scommesso niente. Come ho potuto perdere due volte di fila? Che l'universo voglia dirmi che preferisce Sirius come signore piuttosto che me? Non è possibile. Ma certo. Se è così che deve andare, allora farò che sia così. Sirius avrà uno spettatore con sé negli abissi remoti del suo buco nero. Ah! Ok, no, fermi. Cosa intendeva dire? Perché deve essere sempre un trip mentale? Prima Wolf che mi fa che non è necessario che King sia qui. Adesso Apollo Flame vuole essere uno spettatore all'interno del buco nero di Sirius. Abbiamo vinto. Ci siamo andati vicino. Non voglio lodarlo, ma era davvero forte. Sì, questo boss della Capcom merita un 10 su 10. 9 su 10, dai, facciamo 9. Sì, non credo che ci sia qualcuno più forte di quel tipo. Potresti avere ragione. Ma il suo orgoglio lo ha reso una pedina difficile da gestire. Cosa sto dicendo? Ma il suo orgoglio lo ha reso una pedina difficile da gestire. Chi va là? Sirius? Fatti vedere. Prima vorrei farti le mie congratulazioni. Il tuo profilo che ho trovato nella Meteor Gym mi ha subito attratto. Conteneva una precisa analisi delle tue capacità. Ad ogni modo, le sfide seguenti ti spingeranno al limite. Se riuscirai ad arrivare fino a me, sarei davvero impressionato. E potrei essere tentato ad aggiungerti alla mia collezione. Ma per adesso, addio. Aspetta, fatti vedere! Ragazzo, non agitarti, se n'è già andato. Scommetto che era Sirius. Probabile. Dal modo in cui parlava sembrava che fosse il padrone di ogni cosa. Questa cosa mi dà i nervi. Chissà come sarà uno che parla da Apollo Flame come se fosse il suo signore. È vero, se riesce a controllare Apollo Flame. Tra parentesi, questa onda dove porta? È una scorciatoia! Sì! È una scorciatoia, sì, va bene così. Ok, passiamo oltre. Allora, siamo arrivati finalmente? Sì, laggiù c'è il pianeta FM. Ed il server buco nero di Sirius. C'è proprio sopra. Wow! Dobbiamo raggiungerlo al più presto. Naturalmente, questa strada onda conduce al server. Geo, mio brother, sei venuto davvero. Quella voce, sei tu, Sepus? Non ci credo, abbiamo ritrovato anche Sepus. Dal primo, ragazzi, dal primo. Un sacco di citazioni dal primo e dal secondo in questo gioco. Sepus, stai bene? Lieto di vederti, Radio FM. Grazie di aver fatto tanta strada fino a qui. Non c'è problema. Un brother fa di tutto per dare una mano a un suo brother nei guai. Geo, mi insegni sempre qualcosa di più sulla vita. Sembra che ti sia ammorbidito un po'. Tuttavia, quella è la situazione al momento. C'è un modo per poter fermare il buco nero? Abbiamo provato tutto ciò che avevamo tra il nostro arsenale. Niente di ciò che abbiamo provato effetto su quel buco nero. Che ne è di quell'arma superpotente a cui il governo stava lavorando? Intendi il super missile a forza onda? Non ha avuto alcun effetto. Ragazzi, beh, tentare di lanciare delle truppe di difesa in un attacco al nucleo? Fatto, ma sono state completamente spazzate via. Cosa? Ma questo è... Non c'è niente che possiamo fare. Secondo le nostre analisi, ci rimane esattamente un giorno prima che il pianeta FM venga risucchiato dalla forza gravitazionale del buco nero. Ho dato l'ordine che ogni cittadino del pianeta FM salga sui razzi risonanti, pronti per l'evacuazione. Geo, grazie per essere qui, ma... Ti prego, torna sulla Terra. Radio FM! Sirius e il suo buco nero sono troppo forti. Perdere la propria casa è un evento tragico. Inoltre, come re, il mio primo dovere è proteggere il mio popolo. Condivido lo stesso dovere con te, come tuo brother. Un giorno, esatto. Geo, che accadrebbe se fermassi Sirius e il suo buco nero in un giorno? Non pensarci nemmeno, ho preso la mia decisione ed è irrevocabile. Capisco, ma non accetto quello che sta facendo Sirius. Non hai il diritto di fare una cosa simile a te e alla tua gente. Sono d'accordo con il ragazzo. Non rimarrò a guardare mentre il mio pianeta viene distrutto. Geo, Omega Xis. Mega ed io andremo nel buco nero e sconfiggeremo Sirius.
ma non ti promettiamo che il pianeta FM si salverà dall'essere risucchiato. Perciò, Sepus, continua con il piano dell'evacuazione. Geo, non so cosa dire. Basta che dici che credi in me. La fiducia di un brother è inestimabile. Sepus, ripensaci. Ce ne occupiamo noi. Credo in te, Megaman. Come brother e come rappresentante del pianeta FM. Un giorno, ragazzi. Sembra la meteorologia. Avevamo 2 giorni in quel caso. Stavolta ne abbiamo 1. Mega, sai come mi sento adesso? Naturalmente, sembri insolitamente furioso e pronto alla lotta. Credo che tu mi conosca bene. Perché non sei carico con me? Roccheggiamo, Mega! Sì, ma perché invece non ci diamo un po' il bar blu? Oddio, era scabrosa questa battuta. Era una cosa orribile. Penso che fosse anche una citazione al fatto che effettivamente il costume di Mega Man è blu. Ok, allora, prima cosa, ci recuperiamo tutta la vita e poi usiamo il mantello. Dopodiché risalviamo e cerchiamo se nell'area ci sono Eune, perché ho la brutta sensazione che ce ne saranno di sicuro. Cerchiamo qua, ma non penso ci sia niente, infatti non c'è niente. Ok, vediamo. E ok, ne ho trovato uno. Taurus Fire R, impianto di crino. Lo fate apposta. È alla base del dealer. Bastardi, che non siete altro. Sto dicendo, colgo un attimo l'occasione per vedere quanti sigilli. Moon Destroyer R e Taurus Fire R. Ok, era solo per vedere un attimo quanti sigilli aveva la porta. Ne ha sempre 2. Ho trovato anche Moon Destroyer che è sul tetto della scuola. Ok, direi che però... aspettate un attimo. Anzi, facciamo pulse out. Abbiamo anche uno scorciatoio adesso per raggiungere più velocemente questo punto. Grazie Capcom, per una volta le fai le cose giuste. Sto a morire. Ok ragazzi, però per oggi mi fermo qua. Nel prossimo episodio distruggeremo Moon Destroyer e Taurus Fire R per poter proseguire nella storia. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Sì, la meteorologia. Anche la meteorologia è un server. Questa è bella. La meteorologia al confronto con il buco nero non è altro che una cartella. Sfortunatamente per te non verrai mai salvato sul server buco nero. Hai proprio ragione, non intendo essere assorbito da nessun buco nero. Non è quello il motivo. Sto per cancellarti, proprio qui, proprio ora. Vedremo che va. Sta iniziando a diventare benissimo. Comunque, c'è il mio Swing R. I miei intermezzi con il te sono benissimo, vero? Esplode. Oh, cazzo! Torciare. Nessuna blitza. Che te non venire. No, Cece! Dai, non puoi passarmi davanti! Ti odio. Cosa ti odio? Mi sei passato davanti, grosso! No, non è vero, avete fatto apposta. Vai via. Scendi. No.